Un saluto molto cordiale a tutte le autorità presenti e a tutti coloro che sono qui questa mattina in questo ambito e a coloro che stanno visitando Expo quest'oggi. Ad Expo è stato il giorno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo il forfè dell'inaugurazione, il Capo dello Stato ha fatto visita questa mattina al sito di Europero. Una visita durata 4 ore, 3 padiglioni e un breve passaggio a piedi tra i visitatori di Expo alla ricerca di una foto con il Presidente. Mattarella ha scelto la giornata di oggi che chiude la settimana Orgoglio Italia e in corrispondenza della giornata mondiale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Un intervento il suo centrato sull'emergenza alimentare e sulla necessità di combattere la lotta alla malnutrizione. Il superamento dell'economia dello spreco sono più di un dovere morale. Sono anche una prova di intelligenza. Se non saremo capaci di guardare oltre il breve periodo, ruberemo il futuro ai nostri figli. L'Expo di Milano è nata per guardare al domani, per aiutarlo a progettare con coraggio e innovazione questo domani. Il Presidente della Repubblica ha firmato la Carta di Milano, il documento di intenti contro la fame nel mondo che sarà consegnato al termine dell'esposizione universale al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Con lui erano presenti anche il ministro con delega ad Expo Maurizio Martina, il sindaco di Milano Pisapia, il governatore Lombardo Maroni, il segretario del BIE Vicente Loscertales, oltre ovviamente al commissario unico per Expo Giuseppe Sala. Lasciando il sito di Europero, Mattarella si è detto entusiasta della manifestazione e dei padiglioni.